try. Sleeping when all people try to build their time. Sabia como era Darcy? Um percussionista de paz com um grande segmento dentro da comunidade. Sua existência incomodava alguns traficantes. Eu não capisco com essa história. É uma coisa muito maior, muito potente. Eu capito solo que o nome é scomparso. Dobbiamo estorcere um outro brano ao duo Angiuli 5, però, se volete, um paio de considerazioni, domande o non so, così, anche quello che volete, le facciamo, eccoci. Io credo che il grande merito di questo film sia raccontarci che cos'è l'interplay, perché dialogare tra i musicisti, che è tipico dei jazzisti, soprattutto i grandi maestri che stavano lì, Trovesi, Ottore Rosalis e altri, la capacità di cambiare linguaggio, di ascoltarsi e di cambiare anche dimensione, come giustamente ha detto, con il paradosso dell'asino, che è bellissimo. Però questo credo che cinematograficamente danneggi il film, perché poi questo cambio di linguaggio, di scenario, sia complicato da seguire, sebbene dai conti di tutto sia la musica stessa. Quindi secondo me andrebbe un po' più accentuato, almeno in presentazione, questo aspetto, che è quello appunto di un racconto non racconto che mischia tanti ambiti, come quello della fisica quantistica, più che altro della teoria del streaming, presumo, più che della fisica quantistica, più che altro della teoria del streaming, presumo, a proposito del passaggio di dimensione, più che della teoria quantistica. E quindi raccontare che non è un racconto, ma è un
grande viaggio interdisciplinare in cui la musica è il nocchiere, però per raccontarlo come un film personalmente ho avuto qualche difficoltà a seguirlo perché forse è legato a degli schemi un po' di... Qui il racconto non poteva che avvenire in questo modo. Se questo modo poi ha tradito, diciamo, la forma film, però allora ci dobbiamo spiegare qual è, perché questo poi è il punto essenziale. Ci sono film e film diversi. Se ha tradito la sceneggiatura, questa cosa è avvenuta perché a un certo punto si è girato in doppio senso, si è girato nel senso di two shoot, quindi delle telecamere che giravano, ma si è rigirato per necessità il concetto iniziale. A un certo punto la storia ha preso diciamo il sopravvento e si è autodecisa. Nel film si fa molto riferimento all'intuizione a un certo punto, e voglio dire, questa è una delle filosofie che hanno fatto irruzione nel primo Novecento, l'intuizionismo di Bergson. Certo. Questa cosa che la conoscenza e l'intuizione è un passaggio che adesso mi viene in mente del film, che se non ci fosse stata la cosa che tu hai detto mi sarebbe sfuggito, beh, comunque c'è. E fa parte poi non necessariamente di un mondo altro che il mondo magico, occulto, delle filosofie altre, che sono ex europee, ma poi è stato prodotto anche all'interno di una storia del pensiero occidentale. Quando si parla di pensiero magico, è una cosa che è aliena dall'occultismo, eccetera, eccetera. È un modo diverso di elaborare la conoscenza. Famosi libri di Don Juan, di Carlos Castaneda, antropologo degli anni 60, che scrisse una trilogia, eccetera, su questo stregone Yankee messicano, che raccontava, una delle cose che mi viene in mente è che lui gli racconta quando si arriva in cima alla collina per vedere ed esaminare la valle sotto, si può fare come la volpe, la quale quando arriva in cima alla collina per esaminare la valle sotto e capire se c'è un pericolo o meno, dà un'occhiata velocissima, poi chiude gli occhi, questo ho fatto oggi, è vero, no? Chiude gli occhi e analizza come se analizzasse quasi in un micro laboratorio personale quello che ha visto ed elabora il dato.